Bentornati ragazzi in questa nuova top 10. Per quanto riguarda gli animali, già abbiamo parlato di veleni incredibili e sembianze stranissime, ma c'è ancora un particolare che ci sta a cuore di cui non abbiamo parlato, ovvero quali sono gli animali più rari al mondo e che rischiano di scomparire per sempre. Ecco quindi i 10 animali più rari del mondo. Numero 1. Il bombato dal naso peloso settentrionale. Iniziamo questa coccolosissima top 10 con il bombato, anche noto come Yaminon. Attualmente si trovano degli esemplari solo all'interno di un parco nazionale in Australia, per l'esattezza l'Epping Forest. Tutto il suo corpo è ricoperto da una soffice pelliccia, quasi setosa. I suoi arti non sono molto lunghi, ma sono molto possenti, dotati di unghie robuste che usa per scavare delle tane dove si nasconde dai predatori. E come cosa tipica dei roditori australiani, le femmine sono dotate di marsupio. Numero 2. Il damalisco di Hunter, considerata una tra le più belle antilopi africane. Il damalisco di Hunter si può trovare in una piccola regione situata tra il fiume Tana in Kenya e il Jumba in Somalia. Sempre in Kenya, il parco di Tsavo Est ne ospita alcuni esemplari. A differenza di altre antilopi, le corna sono presenti sia nel maschio che nella femmina e sono sottili e puntute, a volte incurvate verso l'altro, a volte verso l'esterno, a volte entrambe. Come molti animali a rischio estinzione, sono minacciate dal bracconaggio, ma sono anche una facile preda per leoni, ghepardi, iene e persino aquile. Oggi viene stimata una popolazione di meno di 300 individui. Numero 3. Il prolemure dal naso largo. Grazie al fantastico Madagascar, quasi tutti sappiamo come è fatto un lemure. Bene, questo è un prolemure, ancora più anziano del lemure. La sua pelliccia è davvero molto particolare. Il colore della pelliccia è grigia e marrone sulla testa, sul dorso e sugli arti superiori. Tutto il resto del corpo è rigorosamente color crema. Come spesso accade ai lemuri, le sue abitudini sono prettamente crepuscolari e vive in gruppi che possono andare dai 7 agli 11 individui. Oggi è stata stimata una popolazione di meno di 1000 individui. Numero 4. La focena del Golfo di California. Un animale talmente raro che perfino le foto sono davvero difficili da trovare. È la specie di cetaceo più minacciata al mondo. Il suo secondo nome è vaquita, ed è spagnolo, e significa appunto piccola vacca. Tra le focene è la più piccola e di conseguenza anche dei cetacei. La loro particolarità è la presenza di un grande anello nero intorno agli occhi che li rendono davvero carucci. Purtroppo qua le stime sono davvero critiche. Si pensa ne siano rimasti tra i 100 e i 300, ma quello che fa ancora più rabbrividire sono altri dati. Infatti nel 2000 si stimò che ogni anno di questa specie vengono uccisi dai 39 agli 84 individui. In realtà anche adesso non sappiamo se è estinta. Numero 5. Il gambecchio becco a spatola. Ecco a voi il gambecchio, per esattezza il gambecchio becco a spatola. Un animale davvero raro, con abitudini davvero particolari. Nidifica infatti nella tundra, ovvero nella parte della Russia orientale. Durante la stagione fredda è capace anche di migrare verso il sud-est asiatico, o a volte in Alaska o nel Canada. Purtroppo si stima che ne siano rimasti solo dai 360 ai 600 esemplari. Numero 6. Il cercopiteco Rolloway. Questa scimmietta è davvero piccola e graziosissima. Se escludiamo la coda, lunga quanto tutto il corpo, misura dai 40 ai 55 cm e pesa solo tra i 4 e i 7 kg ed è rigorosamente di colore nero e bianco. È una scimmietta talmente timida e talmente a rischio estinzione che non si conosce neanche la consistenza attuale della popolazione. Sappiamo solo che a volte qualche individuo viene ritrovato nella Costa d'Avorio o in Ghana. Numero 7. L'ibis eremita. Questo uccello è simile al pellicano. La cosa particolare di questo uccello è che un tempo era diffusissimo, soprattutto qui in Europa meridionale. I suoi territori si espandevano appunto dall'Europa meridionale fino al Medio Oriente e al Nord Africa. La cosa più strana è che qualche secolo fa, per cause ignote, la popolazione di ibis ha subito un calo drastico. Stiamo parlando del 98%. I fattori che possono aver influito sono davvero tanti. Si parla della caccia di frodo, la distruzione dell'habitat, l'utilizzo di fitofarmaci e anche il disturbo delle rotte migratorie. Tutt'oggi l'ibis eremita è uno tra gli uccelli più rari al mondo.
Numero 8, il gibbone di Hainan. Ecco a voi il famosissimo, seppur raro, gibbone di Hainan. Una cosa che di certo non sapete di questi animali è che sono davvero piccoli e pesano tra i 7 e gli 8 kg. Si sa poco sul loro conto, ma è chiaro che siano frugivori, ovvero che mangiano la frutta. Si sa anche che vivono in coppie e che segnalino il proprio territorio vocalmente. Oltre a qualche individuo sparso in Cina, lo si può trovare, indovinate un po', nell'isola di Hainan, da cui appunto prende il nome. Numero 9, la tarantola guti. Questa stupenda tarantola, per quanto potrà farvi paura, ha un colore blu lucente davvero fantastico. Sappiate che se odiate le tarantole, questa non è così pericolosa. Infatti, non sono mai stati registrati casi in cui abbia ucciso qualcuno. Qualche volta ha morso delle persone, ma sono ancora tutti vivi e vegeti. È in pericolo estinzione. Oggi la si trova in minima parte nello Sri Lanka e un po' nell'India meridionale. Numero 10, il leopardo delle nevi. Al primo posto questo animale quasi leggendario, il leopardo delle nevi. Per essere un felino ha sempre affascinato molte persone. Una curiosità davvero strana su questo animale è che è stato scoperto solo all'inizio del secolo scorso, a differenza di tutti gli altri felini. Tutti i racconti precedenti sembravano solo di fantasia, infatti c'era un alone di leggenda. È davvero difficile da trovare, infatti vive tra le montagne dell'Asia centrale, tra i 1500 e i 6000 metri di altitudine. E se non bastasse, usa cacciare le proprie prede di notte o verso le prime luci del sole. Non ha predatori naturali, ma la sua pelliccia è sempre stata molto amata dagli uomini e viene cacciato principalmente per essa. Si conta che oggi ne sono rimasti dai 4.000 ai 6.000 individui. Come spesso avviene nei felini, esistono varie sottorazze con varie sfumature, di cui una davvero molto rara con riflessi argentei. Bene ragazzi, la top 10 è finita. Di certo ci sono altri animali che non ho considerato, quindi vi propongo una cosa: se me ne scrivete 10 particolarmente rari, potrei fare uscire anche una parte 2. Adesso ci salutiamo e alla prossima top 10.